È amara la prima in panchina per Piccioni alla guida del Castelfidardo. Il Trastevere si impone 1-0 al Mancini grazie ad un rigore di Fioretti e condanna i fidardensi ad una sconfitta pesantissima in chiave salvezza per la classifica. Castello che non avrebbe meritato lo stop per impegno, approccio alla gara ed occasioni avute, ma ancora una volta in avanti è mancata precisione e cinismo. Così ad un Trastevere non in serata brillante è bastato poco per conquistare i 3 punti utili per blindare il secondo posto. Castello al via senza cardinali, Mataloni e Giega. I locali davvero aggressivi e arrembanti in avvio di gara con il Trastevere in evidente difficoltà. Al 12esimo splendida girata al volo di Perkovic, gesto bellissimo ma senza precisione. Insiste il Castello, 15esimo, conclusione di precisione di Fermani, il portiere Semprini si allunga in angolo. Col passare dei minuti però i laziali si sistemano meglio e prendono le misure e la gara si fa equilibrata. In chiusura di tempo le migliori occasioni. I locali si divorano il gol del vantaggio, 43esimo, palla persa in uscita dal Trastevere, Perkovic serve il solissimo Braconi che davanti a Semprini calcia alle stelle. Al 46esimo per poco il Trastevere non trova la rete del vantaggio, azione insistita di Sannipoli, bravo De Mali a salvarsi in angolo. Squadre così all'intervallo sullo 0-0 di partenza. Ripresa al 5esimo, subito Castello vicino alla rete, conclusione di Braconi, respinta del portiere Semprini che poi si supera sul tapin di Bracciatelli. Castelfidardo che spinge come ad inizio del primo tempo, al 19esimo cross di Cusimano, di testa Braconi, non inquadra lo specchio della porta. Ma al 24esimo il patatrac del Castello, uscita sconsiderata di De Malia che abbatte Sannipoli in aria, è rigore per il Trastevere che trasforma Fioretti per l'1-0 decisivo. Castello che prova a reagire nel finale, 35esimo, Cvetkovs da buona posizione, calcia al lato. Ci provano fino alla fine fidardensi ma senza esito, finisce così 1-0 per il Trastevere, per il Castelfidardo la strada per la salvezza diventa sempre più in salita con il derby contro la Recanatese mercoledì infrasettimanale alle porte. Mister Piccioni, amara la sua prima in panchina ma un risultato bugiardo per quello che si è visto? No, beh, a parte il risultato che noi dovevamo vincere a tutti i costi, però aver giocato contro una squadra come il Trastevere, che secondo me è una delle migliori squadre del campionato, ragazzi hanno dato tutto, questa è la cosa principale, che qualcuno pensava che c'era un po' di malumore, invece ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo loro hanno fatto un tiro il primo tempo, ma su una mischia, il secondo tempo praticamente zero, e noi abbiamo avuto almeno 2-3 palle proprio clamorose e qualche situazione diversa che poteva essere sfruttata meglio, però il calcio è questo, purtroppo la differenza è chi fa gol e chi non fa gol. Sull'episodio del rigore c'è stato un disguido, però l'unica volta che loro si sono affacciati all'area di rigore, l'avamo imbrigliati bene, i ragazzi, ripeto, la cosa fondamentale è che i ragazzi hanno dato tutto, si sono impegnati tutti e quindi noi sapevamo, dobbiamo lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Mancato un po' di cinismo, un po' di cattiveria, che è stato un po' il problema del Castelfidardo in questa stagione in avanti. Sì, purtroppo chi è che vince ha sempre ragione, loro sono venuti a giocarsi la partita, però penso che non immaginavano che trovavano un Castello così, perché noi li abbiamo imbrigliati bene, ripeto, abbiamo fatto quello che avevamo preparato. I ragazzi purtroppo in fase di conclusione dovremmo lavorare, perché dobbiamo far gol, perché siamo arrivati sul fondo, io non so le altre partite, le altre prestazioni, però oggi siamo arrivati sul fondo 10 volte, abbiamo avuto 3 palle gol clamorose, qualche ribatti che ci ha dato pure male, poi dopo loro hanno trovato il rigore e hanno vinto la partita, e poi hanno ragione loro perché il risultato è quello che conta. Adesso si volta subito pagina, c'è subito l'occasione di andare a Recanati ovviamente contro la capolista, ma in questo momento tutte le partite per il Castelfidardo sono assolutamente fondamentali. Sì, ma noi dal primo giorno che sono arrivato abbiamo parlato proprio di questo, fino a che non ci sarà, dovremmo giocarci l'ultima partita, la quarta, la quinta, quello che è, dobbiamo dare tutto, però ripeto, le basi ci sono, perché la cosa che mi conforta è che i ragazzi hanno dato l'anima. Con il direttore sportivo del Trastevere Flavio Betturri commentiamo questa vittoria qui a Castelfidardo, forse una vittoria che penalizza eccessivamente i padroni di casa. Beh, allora, innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra di casa perché ha giocato una partita grintosa, con grande intensità, ci ha dato grosso filo da torcere e noi, insomma, su una disavventura del vostro portiere siamo riusciti a trovare il gol del vantaggio al 70esimo del secondo tempo, quindi ci teniamo stretti questi 3 punti, mi dispiace per il Castelfidardo. 3 punti che servono per blindare questo secondo posto, no? Con una Recanatese che ormai ha vinto questo campionato. Allora, noi ci vediamo fino alla fine, è giusto finché la matematica non ci condanna, però comunque sì, la Recanatese se domani vince, insomma, prenderà giustamente il trono e
noi fino alla fine cerchiamo di blindarlo matematicamente, anche se comunque teniamo 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici, quindi sulle inseguitrici intendo sotto ai playoff. I 3 punti comunque erano importanti oggi. Che valore hanno questi playoff per il Trastevere? Beh, importantissimo, perché noi sono 6 anni consecutivi che non scendiamo dal quarto posto in Serie D. Facciamo questo campionato da 8 anni, e quindi comunque ci piace continuare su questa strada. Quindi era importante per noi, anche per me come direttore sportivo il primo anno, confermare i playoff.